Buonasera a tutti, cominciamo, benvenuti. Presento brevemente il professor Paolo Fabbri, che non ha bisogno di presentazioni, quindi vi dico solo il titolo del suo intervento: Deep Web, ovvero la comunicazione al nero. Buon divertimento. Grazie. Mi dà il mio... Faccio io. E nessuno dei presenti ignora perché siamo qui. E siamo qui per rispondere a una domanda posta da Umberto Eco, il quale ha chiesto di dare come tema dell'incontro di quest'anno pro e contro il web. Abbiamo messo qui vicino l'indicazione sì o no, che è più semplice, forse anche un po' semplificata. La cosa che mi interessa è tentare di dare una risposta a questa domanda di Eco, e per farlo ho bisogno di fare una breve premessa. E vorrei trattare questa domanda non all'imperfetto, del tipo Eco ha detto, ha fatto, faceva, eccetera, ma al presente. Voi sapete che la morte ha due caratteristiche. Una è di tipo esistenziale, morto io, morti tutti. L'altra è l'interruzione di un progetto, se c'è un progetto. Eco aveva dei progetti. Quindi se noi continuiamo il progetto di Eco, non dobbiamo parlarne all'imperfetto, dobbiamo parlarne al presente. Ecco, quindi è la risposta a quello che ha chiesto Eco. Gli tenteremo di rispondere se pro e contro il web. Bene. Io vorrei, oggi si è molto parlato del famoso discorso di Umberto Eco, dove sosteneva che i social media è pieno di imbecilli che dicono qualunque cosa, mentre come prendendosi per dei premi Nobel. Io volevo far osservare, e l'ho già fatto osservare, che ci sono dei premi Nobel assolutamente pericolosi. Ce n'era uno che era convinto, un californiano, che era convinto di essere stato rapito dagli extraterrestri. Quindi non mi fiderei troppo dei premi Nobel. Ecco, invece, neanche degli imbecilli, ben inteso. Però volevo semplicemente dire che il problema di Eco era invece luminosamente, diciamo, in continuità con quello che stiamo dicendo stasera, perché l'idea di Eco era che bisogna fare una critica della società informatica così come abbiamo fatto una critica della società industriale. Mentre c'è una specie di entusiasmo di accompagnamento della società informatica di tipo un po' ottimista, sul quale Eco poneva giustamente dei notevoli dubbi. Mi vorrei fare citare di nuovo quello che Eco aveva fatto un anno o due fa, proprio qui in questa città, e aveva nel festival detto che per esempio gli email erano pericolosissimi, perché quando uno litigava con un altro, gli rispondeva immediatamente per email senza avere invece giustamente preso il tempo di pigliare una lettera, scrivere e così via, cioè pensarci su un po'. E diceva che la maggior parte delle liti oggi derivano dalla rapidità con cui la gente risponde agli email. Anche questa è una battuta divertente, ma soprattutto è un tentativo di ripensare i funzionamenti delle società informatiche. Voi direte che questo incoraggia un atteggiamento un po' luddita del tipo vabbè, però le macchine non diffidiamo, eccetera. No, non credo. Credo che al contrario sia un problema che vada a posto. Allora, parlando della questione di questa sera, che è se siamo pro o contro il mail, io volevo semplicemente ricordarvi due cose molto preliminari. Eco si preoccupa, come la maggior parte delle persone che lavorano nel mondo dell'informazione, si preoccupa molto della verità dell'informazione e dice che gli imbecilli raccontano delle cose che non sono veritiere e raccontano delle storie che non sono vere, cioè che raccontano in qualche modo delle bugie. Sia quando si vivono in una seconda vita, in second life, cioè, e le bugie sono quello che sembra, ma non è. Ecco, io direi, e questo è vero, sappiamo tutti che la rete è un luogo di proliferazione dei fake, cioè degli inganni.
Quello che invece dovremmo prendere sul serio è quello di cui vorrei parlare questa sera. Cioè, non di quello che sembra ma non è, cioè la menzogna, ma di quello che è ma non appare, cioè del segreto. Cioè di dire che tutto sommato noi ci preoccupiamo troppo della comunicazione esplicita e dimentichiamo che probabilmente gran parte dei problemi che tratta la comunicazione sono i segreti e che il segreto sta al centro della comunicazione e probabilmente la comunicazione gira intorno al segreto e che noi giriamo intorno ai segreti facendo delle supposizioni, magari di tipo un po', come dire, vagamente paranoico, però il segreto sta al centro e lui sa le cose. Di questo vorrei parlare stasera. Ecco perché ho dato un titolo così: comunicazione al nero. Cioè, cosa c'è di segreto che funziona nella comunicazione oggi? Questo è un punto che mi pare di grande interesse e soprattutto mette un po' a distanza quella specie di utopia della comunicazione chiara, del tipo, per esempio, dal giorno in cui tutti avremo la possibilità di comunicare, quel giorno avremo la democrazia. Ecco, questa specie di utopia sciocca, sono d'accordo, è stata però praticata. Io direi di tentare di rovesciare l'ipotesi e di dire invece che quello che ci interessa è la problematica del segreto e vedrete che questo può avere qualche peso. Allora, noi abbiamo tutti un mito sulla totalità della informazione. Ebbene, non è così. Guardate, non abbiamo torto nel dire che l'informazione oggi è addirittura enorme e anche abnorme. Volevo fare un esempio. Facebook ogni giorno fa circolare 350 milioni di fotografie. Ancora, ci sono circa 30 miliardi di pagine indicizzate. Ancora, ogni giorno 144 miliardi di mail, queste cifre sono variabili naturalmente, ma per dare un'idea della quantità. Cioè c'è una specie di esorbitazione comunicativa che noi riteniamo fondamentale. Noi insistiamo molto sull'accesso e dimentichiamo che esiste il recesso, che non è soltanto il ricevere, che anche il ricettare l'informazione è fondamentale. Ed è di questo che vorremmo parlare. Per far questo devo parlarvi del far web. Che cos'è il far web? Ecco, volevo farvi vedere, questo sarebbe, e vedete che è una delle classiche figure che usano quando si parla del far web, ci sarebbe il mondo del web visibile, che è colossale, che è quello di cui vi ho parlato fino ad ora, e dall'altra parte invece un web nascosto, detto web, deep, sommerso, oppure, come si dice, dark, cioè nero. Di qui il mio titolo sulla comunicazione al nero. Guardate, è molto importante perché noi sappiamo che oggi il 40-45% della popolazione mondiale, è stato detto oggi, usa il web. Ma che cosa usa? Usa il visibile, cioè usa quella parte minima del web. E che c'è una parte colossale, di cui tenterò di darvi alcune indicazioni che mi sembrano molto importanti. Allora, ci sarebbe un clear web e dall'altra parte un deep, un undernet, un invisible net, eccetera, eccetera. Una proporzione assolutamente enorme. Guardate, c'è una differenza tra internet e web, quindi c'è un problema tra le infrastrutture che consentono la comunicazione e le modalità di accesso, ma questo è un problema meno importante. Adesso però volevo darvi un'idea di quello che si rappresenta normalmente. L'idea, forse non lo vedete chiaramente in questa parte, tuttavia l'idea è la seguente. Ci sono attualmente il web in chiaro, quello che a noi sembra colossale, rappresenterebbe, secondo delle ricerche probabilistiche, ve lo assicuro, il 4% della totalità del deep web. Alcuni dicono di no, alcuni dicono siamo al 20 contro l'80, ma in ogni caso la percentuale è del 400%, se non di più. Bene, cosa vuol dire? Vuol dire che quando voi aprite il web e cominciate normalmente a lavorare,
avete delle pagine indicizzate, voi avete dei crawler, degli spider, cioè dei programmi che analizzano i contenuti che sono in rete e vi ci portano. Ma ci sono delle pagine, e ve l'ho detto, sono un numero strepitoso, 30 miliardi di pagine indicizzate. Cosa succede? Succede invece che queste pagine non sono, quelle del Deep Web, non sono indicizzate e non sono raggiungibili altro che attraverso delle strategie di cui parleremo. Insomma, è una specie di gigantesco labirinto, soggetto attualmente a ricerche etnografiche, è un mondo fosco, di estrema complessità, terribilmente segreto, con delle difficoltà di accesso molto, molto notevoli, e come vedrete un mondo relativamente pericoloso. Allora, è stato fatto molti tentativi di classificare il Deep Web. Allora, generalmente eccolo qua, questo è un altro 7,9 zettabyte, il pubblico, eccetera. Ah, guardate, la figura dell'iceberg è una delle figure retoriche comuni per trattare questo sistema. Guardate, 4% di deep, 96%. Ci sono altre figure, come vedete, sempre il deep, e ci sono, eccolo qua ancora di nuovo, guardate come piccolo Google. E guardate invece com'è enorme il resto. Questo è un po' più preoccupante perché vi mostra che in realtà questo mondo sommerso è un mondo piuttosto pericoloso. Ne parleremo subito. C'è un tentativo che è stato fatto di stratificare questo mondo complicato. Vedete, lo merita. Si parla di comune, surface, bergip, deep, charter, Marianas, Soap Fog, Virus, Primax System, eccetera, eccetera. Non scendo nei dettagli, dico soltanto che la differenza fondamentale è la accessibilità possibile e l'inaccessibilità. A livello più profondo, dove ci sono liti fra hacker, eccetera, eccetera, voi troverete addirittura l'utilizzazione di computer quantistici che evidentemente non sono a disposizione di tutti. Insomma, le metafore più ricorrenti per parlarne sono il buco nero, la materia oscura, i cunicoli di accesso, le porte sul retro. Insomma, in ogni caso, per accedervi, le lenti ci vogliono gli infrarossi, ma gli infrarossi sono pericolosamente, come sapete, rendono pericolosamente miopi. Bene, eccolo qua. È possibile, in effetti, almeno nel deep web, cioè un livello più superficiale, utilizzare un browser di ricerca che si chiama Tor, abbastanza conosciuto, con un indicatore che si chiama Onion. Attualmente hanno fatto un conto, ma questo conto è assolutamente approssimativo, ma dà un'idea di quantità. Ci sono 50.000 website che non sono accessibili con Google, 50.000, e sono però accessibili attraverso Tor e alcune altre maniere per farlo. Allora, perché si chiama Tor? Non è un dio, è semplicemente di Onion Reuters, o Reuters, è l'idea, ci tornerò, della cipolla. Vi tenterò di spiegarlo, però vi vorrei subito scoraggiare da utilizzarlo, anche se è possibile, perché è possibile che le stesse modalità con cui voi avete accesso a questo segreto si rovescino su di voi con dei problemi di coinvolgimento sulle cui modalità tenterò poi di darvi qualche indicazione. In ogni caso, ho un amico il quale mi dice sempre: ma Paolo, tu vai regolarmente nel deep web? La mia risposta: io non vado a Palermo a passeggio alle 2 di notte nel vicolo del cancelliere. Cioè, che significa semplicemente: so benissimo che ci sono dei luoghi pericolosi e forse non è meglio utilizzarli. Va bene, veniamo un po'. Com'è questo mondo, questo mondo profondo? E perché? E com'è articolato? È articolato a causa di una delle più grandi sviluppi scientifici, tecnici di questo secolo, del secolo scorso anche, ma soprattutto di questo secolo, la crittografia, cioè la possibilità di utilizzare
dei sistemi di schermatura, di codifica dell'informazione, che sono stati sempre una tradizione statale della riflessione, anche di gioco, eccetera, eccetera, ma che sono sviluppati in maniera straordinaria subito dopo la teoria, l'affermarsi della teoria dell'informazione. Oggi, attualmente, ci troviamo davanti a delle strategie dette di chiave pubblica, su cui però non posso tornare in maniera complicata, che offrono, a meno che voi non rubiate le chiavi naturalmente, delle garanzie di assoluta affidabilità. Una di queste assolute affidabilità non è solo tecnica, è anche il tempo. Cioè nel senso che siete nascosti nel tempo di decodifica, anche avendo macchine potentemente decodificatrici, avete la possibilità di cambiare abbastanza rapidamente le vostre formule in modo che in qualche modo nessuno riesca ad arrivarci. Guardate che l'inizio di questo, dello studio della crittografia tecnica di oggi, quella molto sofisticata, che consente giustamente l'esistenza di un mondo assolutamente inaccessibile perché anonimo da una parte e dall'altra parte altamente codificato, è stato usato come una tecnologia libertaria. Cioè, vorremmo tornarci. Oggi, se leggete dei teorici di questo argomento, diranno che oggi decidere sulla tecnologia libertaria e sull'utilizzazione della crittografia è un test cruciale per i valori della democrazia. Cosa vogliamo dire con questo? Vediamo di spiegarlo. Voi sapete che una volta le lettere avevano delle qualità molto precise, erano chiuse, cioè avevano delle buste, circolavano con delle persone, eccetera. E la lettera era molto difesa sul piano giuridico, lo è sempre stata. Quali sono le cose che oggi può garantirvi, per esempio, il fatto di avere crittografato, di avere criptato il vostro telefonino, come vi promette la Apple, nonostante, ci torneremo, che il governo americano non lo voglia, perché dice che vuole cercare assolutamente, nei limiti che potrà farlo, i terroristi. Sono 5 principi. Confidenzialità, integrità del messaggio, reperibilità, autentificazione e anonimato. Guardate, i primi sono buonissime cose, confidenziale, integro, reperibile, autenticabile, ma c'è l'anonimato che offre un problema molto molto grosso. Voi mi direte, quando è cominciata questa cosa? Vi do delle indicazioni perché possono avere un certo interesse. La persona che ha utilizzato l'invenzione delle chiavi pubbliche è del 1976. Ricordo perché io, un matematico che si chiama Rosenstiel, abbiamo scritto un articolo all'epoca che credo che nessuno abbia letto ed è giusto che sia così. Il secondo invece è di questo Chaum, David Chaum, che nel 2002 ha organizzato quest'idea per cui se voi volete accedere all'informazione potete decodificare, ma moltiplicando i sistemi di computer, tra cui anche il vostro, non crediate, avete la possibilità di nascondere nel tempo, e qui l'idea dell'onion, cioè che ci sono continuamente strati di conoscenza continuamente ricodificati. Dopodiché voi cambiate la vostra chiave, il problema è più o meno risolto. Sono circuiti non intercettabili e siccome non conoscete l'exit node, come si dice, cioè il risultato finale, non sapete dove andrà a finire. Tanto è vero che può capitarvi che siate voi, il vostro computer, preso come se fosse un exit node. Cioè ci serve un signore che può intercettare, scoprire qualcosa e scoprire voi che non c'entrate assolutamente niente perché siete soltanto uno degli strati di questa famosa cipolla che è appunto, come volevo farvi vedere, questo famoso Tor. Il Tor è la cipolla di Onion Router, che è in qualche misura uno degli aspetti, diciamo così, più importanti tecnicamente. Allora, naturalmente non è soltanto questo, ma paradossalmente non è stato soltanto un ricercatore individuale, anche se molto attrezzato.
Ma chi ha contribuito più alla formazione di queste crittografie e che ha permesso la formazione del grande web nascosto e invalicabile, entro certi limiti di cui parleremo, è stato nel 1996 un laboratorio della ricerca navale degli Stati Uniti. Cioè gli americani sono loro che hanno scoperto, e quando gli hanno fatto notare che con questo criterio si sarebbe creato un gigantesco sistema di anonimato, hanno risposto come i tecnici. Hanno risposto: non fa niente, la tecnica rimedierà ai disastri che la tecnica produce. Ne riparleremo dopo. Insomma, con questi criteri si è riusciti a creare il più grande mercato nero che si possa immaginare oggi. Guardate, è la realizzazione del capitalismo. E il capitalismo, vi ricordate la mano nera del capitalismo, eccetera, eccetera? Eccola, l'avete trovata. È il mercato nero, il black net, che risale alle prime intuizioni del 2002, e che è perfetta. Ha un solo difetto, c'è un'elite tecnologica che la gestisce e parlano tutti in inglese, ma questo è un problema su cui discuteremo. Voi direte, ma se c'è un grande mercato nero, cosa si vende in questo mercato? Lo dirò subito, ma prima voi potete porre una questione molto seria, ma al momento di pagare, perché a questo punto voi dovete tirare fuori i soldi, ebbene sì, esiste una moneta molto conosciuta, che si chiamano bitcoins, non è la sola, ma diciamo la più importante. Sono delle monete non false, sono delle monete che non hanno bisogno di nessuna firma. Mi spiego. Quando voi date 50 euro e guardate, troverete che il ministro del tesoro l'ha firmata. C'è un nome, qualcuno che la garantisce. Non solo, ma se no potete dare la vostra carta di credito, non c'è problema, però in quel caso il vostro nome è lì. Ora, i bitcoins sono delle monete peer-to-peer, cioè delle monete per accordo. È una moneta anonima in cui attori anonimi si mettono d'accordo per dargli un certo valore. Questo offre una certa volatilità, come potete immaginare, ma in realtà le banche se ne stanno sempre più interessando. Cioè, guardate, questo è veramente il capitalismo che ha saltato i blocchi di riferimento statale. È l'idea che anche su che cosa paghiamo e sul valore ci possiamo mettere d'accordo. I cinesi in questo momento sono, a quanto pare, i più, diciamo, usano al massimo possibile sui mercati questo sistema del block. Aggiungo, e potrebbe forse interessanti, che è un'indicazione recentissima: la Cina è in anticipo su questo, hanno lanciato il primo e unico fino ad ora razzo in cui c'è un sistema di controllo di crittografia. È il primo satellite di controllo crittografico che esista attualmente ed è stato lanciato pochissimo tempo fa. Allora, guardate, questo è interessante secondo me. Dal giorno che esisteranno delle stampanti 3D, chi è che farà più controllo sulla produzione? Stampanti 3D potete portare da qualunque parte, stampare in 3D dove volete, anche a casa. Quindi è un problema molto serio. Cioè si tratta di una estrema possibilità del quello che si chiama della mano nera del capitalismo, e sulle quali credo che sarebbe bene riflettere, e molte persone ci stanno riflettendo. Adesso però voi mi domanderete, ma cosa c'è in questo famoso mercato nero? Ebbene, vediamolo subito. Qui però non lo leggerete bene. Allora, insistevo sul fatto che è anonimo, e non è un caso se ci sono gli Anonymous, non è un caso se ci sono i gruppi di Anonymous da quelle parti. Adesso vediamo invece cosa c'è all'interno di questo mercato. Mondo piuttosto torbido, su cui però credo che non avrete sorprese. Pornografia. Qui siamo alla droga. Questo è Silk Road, e che è il più notevole sistema, è stato, perché è stato chiuso, poi riaperto, notevole sistema di vendita di droga. Cannabis, LSD, mushrooms, eroina,
e così via. Evidentemente pornografia, pedofilia. Guardate un caso interessante, sembra che la maggior parte delle immagini di pedofili sono stati girati dai ragazzi stessi, dai minori, che girano le immagini e le mettono in rete. Allora, eccolo qua. E poi le armi. Di recente uno degli attentatori mi pare di un attentato compiuto in Germania, hanno ritrovato le armi che aveva utilizzato e che armi che sono state acquistate sul deep web. Grazie al cielo hanno preso il tipo che le ha vendute per la semplice ragione che lui si vantava di averle vendute e quindi è stato preso immediatamente, ma avrebbe potuto non farlo. Ecco qua, l'altra questione evidentemente i passaporti, e naturalmente i documenti falsi, naturalmente monete contraffatte, naturalmente riciclaggio di denaro, carte di credito clonate, c'è un commercio di organi, esperimenti medici proibiti, animali, vendita di animali proibiti, più interessante, scommesse naturalmente, e assassini. È possibile ordinare assassini naturalmente con delle regole, cioè c'è un luogo speciale in cui si sconsiglia di comandare, di ordinare assassini o di ragazzi al di sotto dei 16 anni, mentre da sopra i 16 anni sono assassinabili, e anche i politici, perché dopo si hanno troppe noie con la polizia, ma diciamo gente non politica è sopra i 16 anni è assassinabile per prezzi ragionevoli, ben inteso. E qui che troviamo la propaganda dell'ISIS, naturalmente. Questi sono i bitcoins di cui vi avevo parlato, che circolano in rete. E volevo darvi qualche esempio che può essere interessante. Qui passa la propaganda dell'ISIS. La propaganda dell'ISIS, di cui si parla molto oggi, pone dei problemi interessanti molto. Sapete che quelli dell'ISIS, oltre a queste capacità straordinarie che sono state magnificate di sapere organizzare delle informazioni molto precise con tecniche di ripresa raffinate, eccetera, eccetera, poi sono anche molto più semplici. Mettono nei loro siti sempre delle fotografie di gatti. Voi sapete che la fotografia dei gatti è l'immagine più vista sul web. E quindi loro introducono fotografie di gatti in mezzo all'assassinio, alla gente che viene tagliata la testa, sgozzati, eccetera, perché sono sicuri che qualcuno una fotografia di gatto lo viene a vedere. E da lì vanno a vedere altre cose. Bene, poi c'è questa famosa... naturalmente potete scaricare tutti i vestiti che volete, spesso cinesi, ci sono i file torrent per scaricare materiali proibiti di ogni genere e così via. Va bene. Come vedete è un sistema molto complicato e molto pericoloso. Però, le ricerche su questo mondo complesso, le ricerche etnografiche reali, non quelle che corrono sulla stampa, sono che tutto sommato siamo ancora una volta davanti all'uomo nero. L'uomo nero è quella cosa che serve per farci paura, il gatto mammone, l'uomo nero. Siamo davanti a un esempio del gatto mammone. Cioè, non è vero che sia tutto così. Il 43% delle statistiche di ricerca di quello che accade in questo mondo anonimo non ha nulla di illegale. Ci sono di forum di discussioni. Per esempio i trans utilizzano moltissimo per discussioni sulla loro situazione. Ci sono molte ricerche di hacker che discutono sulle loro strategie. Ci sono delle riflessioni sul dark stesso. Ci sono delle news che corrono e che sono invece censurate da certi regimi. Ci sono migliaia di libri. Ci sono una quantità straordinaria di riviste che altrimenti non trovereste. È molto interessante perché, per esempio, viene utilizzato dall'intelligence di holding commerciali e industriali per passarsi segreti aziendali contro lo spionaggio. Non vi dimenticate che la parola spia viene dalla radice PEC, che vuol dire
guardare con attenzione, la stessa radice che da specchio e speculazione, quindi spia, specchio e speculazione, sono, diremo, molto legati. Ci sono dibattiti politici, c'è molta criptopolitica e ci sono molte, ovviamente, discussioni sulla ciberguerra, su cui però non posso tornare. Vorrei solo però insistere su una cosa che ci commuove molto, che è quello dell'informazione inesatta. Guardate, fate attenzione su questo, perché è evidente secondo me, che l'informazione che c'è nella rete, nel deep web, essendo nera, essendo, come abbiamo detto, criptata ed essendo anonima, non è affidabile. Sì, ma attenzione. Attenzione, perché sta succedendo nell'informazione non il problema della quantità inversibile di cretini o di imbecilli che raccontano le loro cose, cosa su cui Eco aveva qualche ragione, ritengo, ma il fatto che il 44% degli americani, che stanno per votare, come sapete anche per noi purtroppo, ricevono tutte ormai le loro informazioni su Facebook. Guardate, io credo che sarebbe interessante discuterlo. È un colpo di stato al rallentatore. Cioè, Facebook è in questo momento la fonte di informazione, altro che i nostri giornali, la televisione, eccetera. Il 44% degli americani riceve informazioni da Facebook e i siti su Facebook della destra, chiamiamola così, la destra, sono una notevole abbondanza. Non solo. Facebook dal 2014 ha organizzato un proprio onion, cioè un proprio servizio per entrare nel deep web. Cioè, io direi che quello che dovremmo preoccuparci non è solo il dark nero, ma quello chiarissimo, quello dove abita Facebook. Bene, ancora, mi sembra molto importante, in questo luogo nero, in questo luogo anonimo, in questo luogo che a noi sembra così pericoloso, e effettivamente lo è da quello che avete visto, c'è però la possibilità che in ogni sistema politico repressivo c'è la possibilità per chi vuole opporsi a questi regimi, vuol far passare informazioni diverse e contrarie senza subire, come potete immaginare, le ritorsioni inevitabili, in questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare, e viene utilizzato, e viene utilizzato dalla stampa, dai giornalisti, sistematicamente, in una maniera che forse poi qualcosa dovrebbe ricordarvi. Guardate che Assange e Snowden sono due specialisti di crittografia, specie Assange. Quindi è qui che secondo me, in qualche misura, accadono dei fenomeni molto interessanti di, come si chiama oggi, di sottoveglianza. La sottoveglianza è il contrario della sorveglianza, cioè non è il sopravvegliare, ma il sottovegliare. Com'è possibile sfuggire a sistemi di controllo? Guardate, è un problema complicato, veramente complicato. Oggi è stato detto, durante un primo intervento di questo, che la cifra, a mio avviso, era un po' complicata da credere, però diciamo che esistono centinaia, addirittura di migliaia di persone che avrebbero potuto partire in Siria e che sono state controllate, trovate e fermate. Momento, ho capito, va benissimo. Come? Casa per casa? Sono andati a chiedere al tabaccaio sotto casa? No, sono stati controllati attraverso i loro siti e attraverso le loro comunicazioni. Questo vuol dire che questo merito straordinario, quello di avere trovato queste persone pericolosissime per tutti noi, è anche però il risultato di un'analisi capillare in cui istituzioni come la NSA americana, che è il sistema di spionaggio che addirittura ha infiltrato addirittura la regina, non dico la regina d'Inghilterra, ma sicuramente l'attuale regina tedesca, perché ce n'è una, come sapete, e certamente tutto i resti, ebbene, in questa cosa insistono moltissimo perché ci sia il massimo di penetrazione.
e attualmente il ministro della Cazeneuve, il ministro francese degli interni, chiede tenacemente che i nostri telefonini non vengano criptati per avere la possibilità di controllarlo. Guardate che è interessante, non voglio parlare, come al solito si parla in questi casi, di Big Brother, eccetera, eccetera. Dico soltanto che possiamo felicitarci che abbiamo trovato 300.000 o 36.000, sarebbe lo stesso, felicitarci tutti della possibilità di averli scoperti. Resta da sapere se siamo d'accordo che ci siano istituzioni straniere o italiane, polizia o no, che ha la possibilità di infiltrare tutte le nostre comunicazioni. Di qui una risposta indubbiamente anarchica. Assange ha una mentalità puramente anarchica che pone delle questioni importanti. Vorrei dare un esempio solo, che è Snowden. Snowden è una persona molto intelligente. Snowden è un piccolo personaggio, tenterò di dire perché. Snowden perché è intelligente? Perché Snowden non ha fatto come Assange, ha gettato 1 milione di informazioni decriptate e messe in giro nella sicurezza che tutti noi avremmo cominciato a leggerle. Non è vero, nessuno di noi le ha lette. Abbiamo letto soltanto quello che la stampa, che i giornalisti, hanno deciso che era rilevante per un certo paese e non in un altro, naturalmente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Snowden ha capito che non si getta 1 milione di informazioni così, nessuno ci ha accesso, veramente, ma che ci vogliono dei, come dicevamo una volta, two-step flow, cioè che ci sia qualcuno mediatore. E in questo caso la stampa gioca un ruolo ancora, a mio avviso, fondamentale. Snowden si è rivolto, come sapete, al The Guardian, in Inghilterra, il quale ha aperto un nuovo, e vi suggerisco di guardarlo regolarmente, un nuovo grande giornale che si chiama The Intercept, cioè l'intercettatore, che è certamente uno dei giornali su cui troverete tutte queste informazioni. Va bene. Io adesso volevo porvi un altro piccolo esempio per andare verso la conclusione. Chi è interessato a che esista oggi un mercato nero dell'informazione, ma anche un mercato nero della criminalità? Beh, la polizia. La polizia non chiuderebbe mai un mercato nero. È interessata a sapere dov'è che si trovano quelli che fanno mercato nero. La polizia, attualmente, nel caso italiano, la polizia postale, che è molto efficiente, è molto più di quanto la gente immagini, la polizia postale evidentemente è interessata a sapere cosa accade e sorveglia con cura tutto questo tipo di evoluzione. Dentro, ecco perché all'interno di questo mondo nero esistono trappole, siti civetta, finti profili. Vi faccio un esempio: la guerra di Siria è famosa. C'è un sito accessibile con certi tipi, per andarci bisogna avere l'indirizzo esatto del sito, che si trova, guardate bene, da Hidden Wiki, cioè c'è un Wikipedia nascosto, naturalmente, in cui trovate tutta una serie di indicazioni e di indirizzi. Bene, in Siria hanno costruito che cosa? Un sito di oppositori, per oppositori al regime di Assad. Questo, chi è interessato ha aderito, ma no, non ha aderito di nascosto, ha aderito esplicitamente. Evidentemente era un falso sito, falsamente anonimo, che è servito per catturare gli oppositori. Allora, adesso poniamoci un problema che forse interessa tutti noi. Il giorno in cui noi sappiamo che esistono queste brutte immagini, eccetera, eccetera, e le rimuoviamo dai siti in chiaro, chi fa l'operazione? Questo è vero per il sito, per il dark web, ma anche nel clear web. Chi è che, per esempio, dalle immagini di Facebook toglie le immagini dette inaccettabili? Guardate, ce ne sono moltissime. Voi direte, avranno sicuramente un programmino che toglie le immagini inaccettabili. Non esiste nessun programma di questo genere.
Sapete chi lo fa? C'è un proletariato digitale. Cioè ci sono ogni grande organizzazione, come per esempio Facebook, ma anche Apple, paga un certo numero di persone, Snowden era uno di quelli, ma era per la NSA, i quali hanno lo scopo di togliere a loro piacimento, di togliere le immagini che considerano orribili. Guardate, a loro piacimento non vuol dire affatto questo, vuol dire che ricevono delle istruzioni. Ma voi sapete benissimo che una cosa è ricevere delle istruzioni e una cosa è togliere davvero queste cose. Esistono attualmente decine e decine di migliaia di persone che lavorano per togliere a loro insindacabile giudizio, ma su istruzioni precise, le immagini che vengono considerate inaccettabili. Se posso dire, siamo davanti a molto bricolage. Ma è lo stesso, capita lo stesso per quanto riguarda il deep web. Vi vorrei fare un esempio, il SIGINT, cioè che si tratta è Intelligence Sign Signal Intelligent, ha attualmente 60.000 contractor e 30.000 funzionari che hanno come funzione di cercare nei testi che trovano le immagini inaccettabili e di toglierle. Cioè c'è un proletariato digitale, che mi sembra assolutamente affascinante, il quale ha come scopo togliere le immagini e le informazioni assolutamente disgustose. Credo che valga la pena di rifletterlo e anche di pensare il grado stupefacente di bricolage a cui siamo esposti. Torniamo allora adesso al web, deep web, anche come luogo di possibile libertà. Voi sapete, Eco aveva molto insistito, Eco ha scritto una volta alcune pagine memorabili su cui vorrei tornare. Ha detto semplicemente che la nostra società vive in maniera contraddittoria due grandi pulsioni. La prima è vorrei che tutti mi vedessero. Vorrei che sono qui per essere visto. D'accordo. E l'altra è però non voglio essere visto quando io non voglio essere visto. Cioè, una domanda formidabile di visibilità e di segreto. Baudrillard, che aveva un genio del linguaggio, ha detto che è la più strana delle società oscene, cioè quelle che vogliono andare in scena continuamente, obscena, e nello stesso tempo che vorrebbero assolutamente che tutto questo venisse censurato, ma non loro, naturalmente. L'idea di Eco mi sembra interessante, è il grande problema della opposizione radicale tra una totale trasparenza e il massimo di privacy. Non tornerò su questa cosa, sapete che è un grande problema su cui io credo che dovremmo tutti tornare. Ma è stato detto che siamo in una società post-panottica. Voi sapete che il panottico era una organizzazione dello spazio di prigione in cui Foucault, grande Michel Foucault, sosteneva che fosse il modello della società contemporanea, cioè che fossimo tutti esposti a uno sguardo di qualcuno di cui non sapevamo neanche che fosse là. Bauman e altri, quelli della società liquida, hanno spiegato che non è così, che ormai siamo controllabili in modi molto diversi, basta un braccialetto elettronico e non c'è bisogno di costruire un grande teatro panottico. Benissimo, benissimo, senza dubbio, è così. Però guardate che lo Stato non ha finito di abbandonare la sua funzione, che è quella che Foucault chiamava il potere pastorale. Mi piace molto questa idea che tutto sommato noi siamo, per dire, il gregge, il grande gregge che va gestito dal governo. I governi lo fanno, ma sono in grado di gestirle. Vorrei darvi due esempi semplicissimi di questo. Il primo è la quantità inverosimile di informazioni, quella che si chiama l'obesità straordinaria dell'informazione. E questo effettivamente è molto complicato. Oggi tutti sono esposti a questo. Il problema è non sono i big data di cui tutti parlano, è l'interpretabilità. Perché i big data vanno benissimo. Il problema, in alcuni casi è abbastanza chiaro, ho fatto vedere delle immagini in cui non ci sono dubbi. Ma il problema dell'interpretabilità è complicatissimo. È per quello che Eco aveva ragione, c'è bisogno di semiotici. Però, siccome è Orazio Prodomo Mea, non insisterò su questo argomento. Dico semplicemente che
i governi attuali sono esposti a una generalizzazione del capitalismo in forma di un mercato incontrollabile e gigante, e quando riescono a mettere le mani su un certo informazione hanno dei problemi drammatici dovuti alla obesità delle informazioni. Aggiungete al 4% l'altro 96% e vedrete che cosa farà. E secondo, il difficilissimo problema questo difficilissimo problema che è quello che vi dicevo della loro interpretazione. Chi è che oggi difende meglio dei governi i nostri segreti? Vi servirà divertente. E in questo caso è Apple. Sapete che Apple ha detto al governo americano che vuole entrare all'interno dei nostri telefonini per scoprire se siamo o no terroristi, e qualche volta riuscendoci, poche volte, altre volte no. Bene, Apple ha detto no. Guardate, è interessante che sono i privati che realizzano contro il governo il diritto pubblico, il governo pubblico, il diritto al nostro riservo. Però guardate com'è divertente. Ma se sono loro che ci riempiono di informazioni di pubblicità, ma se sono loro che collezionano i nostri cookies, che collezionano i nostri accordi, i nostri consensi. Cioè, guardate, è straordinario. Siamo difesi dal governo da istituzioni private, le quali invece poi ci usano tutto quello che sanno di noi per riempirci di pubblicità. Attiro la vostra attenzione su questo argomento non perché sono in grado di risolverlo, ma perché pone quel problema famoso quis custodiest ipsos custodes. Poi il mio latino si è arrugginito, ma vuol dire semplicemente chi custodirà i custodi stessi. Io avevo una parte da farvi vedere ora, che invece salterò, perché sono stato troppo lungo, ed è la resistenza artistica. Ci sono degli artisti interessantissimi oggi che lavorano sul web e sui quali però volevo mostrarvi anche qualche immagine, ma non ho tempo e eventualmente se qualcuno mi interessa lo farò subito. Vorrei soltanto rispondere adesso molto semplicemente alla domanda di Eco. La domanda di Eco era, ve lo ricordate, sì o no, per o contro il fast web? Salto un po' i miei artisti e vengo alla risposta. Sì, Umberto, no e sì. No e sì, nel senso, e credo che varrebbe la pena ripeterlo, che ci troviamo davanti all'esempio classico del double bind, cioè del doppio legame, di quello che si chiamano gli occhiali alla dama. In qualunque caso, noi, se risolviamo l'eccesso di controllo statale, perdiamo l'autonomia e la libertà. E dall'altra parte, se riaffermiamo l'autonomia e, per esempio, nel caso particolare, l'assoluta anonimità, ricadiamo dentro il grande mercato nero. Che si fa? I filosofi, a volte, su questo eravamo in dissenso con Eco, dicono cose interessanti, non sempre. E il loro scopo non è la descrizione, è il pensiero. Uno di loro ha detto una cosa interessante, ha ripreso una vecchia frase greca, il pharmakon. Cioè, in greco, il pharmakon, che è il farmaco, poteva vuol dire anche rimedio, droga, filtro, veleno. E nel Fedro si diceva i segni stranieri della scrittura sono molto bene, ma rovinano la memoria. Cioè la scrittura molto bene, conserva la memoria, ma la memoria nostra sparisce. È un farmaco, cioè ha un aspetto positivo e un aspetto negativo. Guardate, c'è anche nella nostra cultura, Hermes, che sarebbe il dio della comunicazione, fa ermetico, che è il contrario della comunicazione. Venere, che è una signora apprezzabile, almeno per quanto mi riguarda, e poi dà però, voi lo sapete, qual è l'aggettivo fastidioso? Venereo, naturalmente, che non è proprio un complimento. E anche Narciso è una persona proprio per bene, si ama, voglio dire, ma il narcisismo non è tanto. Concludo con un'idea molto semplice. La distinzione che dovremmo fare tra tecnica e tecnologia.
Quelli che credono fermamente alla tecnica sono persone convinte che la soluzione dei problemi posti dalla tecnica verranno risolti dalla tecnica. È il caso, guardate, di Assange e di Snowden. Snowden, se gli chiedete come si risolvono questi problemi, vi risponderà, è molto semplice. I progressi dell'analisi criptologica ci permetteranno di risolvere questi problemi che attualmente ci sembrano irrisolvibili. Io non lo so, ho l'impressione che la crittografia è un problema troppo complesso per essere lasciato ai tecnici della crittografia. Un po' come quel signore che diceva che la guerra era un problema troppo serio per essere lasciato ai militari. No, io credo che bisogna riflettere seriamente insieme a Umberto, e questo ci ha invitato in questa sera, a pensare che siamo davanti a un farmaco. E che la tecnologia prende un senso solo quando ci sono delle società che si assumono la responsabilità di rispondere. La parola responsabilità viene da rispondere. Grazie. Credo che si possa discutere. Grazie. Se volete delle domande. Sì, se avete voglia di fare qualche domanda. Sì, io sono in credito di mostrarvi i miei simpatici artisti. Però, se non vi interessa. Anche di marketing, cioè Samsung permette di decrittare, vi lascia i telefoni aperti e noi no, perché noi siamo sopra, alta gamma, proteggiamo il nostro mondo. Credo che dietro non ci sia nulla di etico, ma semplicemente un upgrading proprio di logo, no? Certo, no, ha ragione. Aggiungerei a questo che c'è un forte sospetto che abbiano anche lasciato quello che si chiamano le backdoor, cioè che ci sia tutto sommato un accordo governativo, che ci siano delle porte d'accesso dietro, delle porte di servizio. Ci stiamo chiedendo perché i francesi, che sono stati così pesantemente colpiti, no? Feriti dovunque, nei teatri, nelle discoteche, nei posti proprio dove noi celebriamo la nostra diversità, o meglio la nostra normalità, ebbene, li conoscevano tutti questi assassini, erano tutti schedati, identificati, già presi, ma perché non l'hanno, non ti dico fermati prima, ma gestiti meglio? Credo che lì ci siano proprio degli errori di web profondo, oltre che delle scelte politiche, naturalmente, delle insipienze politiche, ma anche proprio degli errori. L'esplorazione di questo mondo, che era molto interessante la parte in cui si parlava di una specie di vendetta del capitalismo, perché le leggi, il capitalismo lo governano, ma anche lo frenano, ne frenano la cupidigia, no? L'irrazionalità, l'effetto blob. Il capitalismo è costruttivo, ma è anche divorante, no? Ebbene, questo sistema in qualche modo è l'ennesima vittoria del capitalismo come barbarie, no? Mentre c'è una parte di capitalismo meraviglioso che costruisce i mondi, no? Ma invece di un capitalismo distruttivo che ha trovato in un mondo senza regole finalmente un medioevo, no? Io non ho su questo argomento finale, le opinioni possono divergere. Sul problema dei francesi io avrei due problemi. La prima è che la polizia sostiene sempre, dopo che c'è stato l'evento, che lo sapeva già. E questo io confesso che non ne sono del tutto persuaso. Il secondo punto più delicato,
le ricerche che hanno fatto provano che queste persone, e per quello che vengono sorprese, trovate, sono persone che non hanno con il deep web quella domestichezza, perché siccome è un mondo abbastanza complicato, cioè tecnicamente è un mondo complicato di accesso. Quindi i giovani radicalizzati, come li chiamano oggi in maniera un po' comica, i giovani radicalizzati oggi non hanno le competenze tecniche per andare al deep web. Ecco, è una delle possibilità per cui vengono poi scoperti. Però esistono oggi dei programmi abbastanza efficaci di anonimizzazione anche all'interno del web in chiaro. Quello che invece chi ha ricorso al deep web e chiaramente è ISIS, questo è poco ma sicuro. Poi un'altra domanda, senz'altro troppo, un'altra domanda interessante. Quanti degli hacker, quanto gli hacker, il mondo degli hacker diventa una palestra di, si chiama in gergo di marketing, di aziendale recruiting, no? Cioè, come dire, dove fai la spesa dei nuovi talenti? Vai da un cacciatore di teste? No, c'hai un mercato del lavoro, c'hai un ufficio di collocamento. Questi qua, questi Assange e quant'altro, sono sicuramente i migliori in questo deep web. Io ho letto, ma sicuramente lei ne sa di più e meglio, e secondo me è un argomento interessante, che c'è un vero e proprio mercato e che molti di questi hacker vengono poi comprati dalle aziende, perché chi meglio di uno che ha bucato una rete è capace di proteggerla? Quindi c'è un, sì, è un mercato del lavoro che si apre. Sì, ma dunque, allora, no, Snowden non era un grande hacker, aveva delle, era una persona con una sua dirittura morale, alcuni dicono influenzato dai russi, eccetera, ma queste sono cose che non sapremo presto. Quello che può essere sicuro è che gli hacker sono di due tipi. Ci sono dei veri e propri anarchici, ma veri e propri, della gente che pensa in termini di distruzione del potere. E lo penso in maniera cavalleresca. Mi permetta di fare una differenza che è molto importante. Ci sono due tipi di soldato. C'è il soldato che per la paga, la parola soldato viene da soldo, quindi va benissimo per il soldato. Ah, soldato è assoldato. Ma c'è il guerriero, quello che lo fa perché ha dei principi, dei valori. E gli hacker sono così. Ci sono quelli assoldati e soldati e gli altri che lo fanno per valore. Ma c'è un mondo realmente anarchico, realmente un mondo contro il potere, ogni tipo di potere, che esiste. Esiste, ed è vero. E lavora nel deep web. C'è uno degli strati del deep web che loro chiamano, mi voglio scusare, non mi ricordo in questo momento, il Marianas, che è il posto dove, che sono quasi l'80%, dove sono gli hacker che discutono sulle tecnologie e lottano l'uno contro l'altro permettendosi alla prova. È una specie di torneo dei chierici, per chiamarlo così. Un'altra domanda? Sì, è davanti a lei. In un mondo internet popolato da Assange, da questo tipo di persone, ma le vecchie spie di una volta, James Bond, che fine fa? Guarda, nel penultimo film di Bond, non l'ultimo che non è un granché, ma nel penultimo film di Bond, i due protagonisti con il nuovo giovane che usa le nuove tecnologie sono seduti tutti e due davanti, sono dati appuntamenti al museo e stanno davanti ad un quadro. E questo quadro è la famosa nave di Nelson che ha vinto la battaglia di Trafalgar, che è di legno, che viene trascinata al posto dove viene rottamata. E che io credo che le vecchie spie sono in via di rottamazione. Ma non credo che sia sufficiente, perché esistono dei problemi molto grandi di tipo linguistico e culturale, soprattutto linguistico. Il mondo del deep web è un mondo inglese, dove si parla inglese. Ora, quando devi
avere a che fare contro culture e soprattutto lingue diverse è più complicato di così. È vero che oggi si promette una traducibilità universale, ma che si lavora nel web per una traducibilità generale. Le vecchie spie saranno utili ancora fino a che resteranno differenze di lingue, secondo me. Dalla descrizione che ci ha fatto, sembra che ci sia una situazione senza speranza. Però mi domando che spesso nella storia ci siamo trovati di fronte a queste situazioni senza speranza, poi è venuta fuori da qualche parte la luce o comunque. Ecco, cosa possiamo pensare che sia una strada da indicare quantomeno ai nostri nipoti? Se non... Sì. Allora, dunque, è vero che anch'io ho un nipote, quindi la sua domanda mi pare corretta, avrei potuto dire non ho nipoti, il problema è risolto. No, invece ritengo che lei abbia ragione. E il fatto però è che di solito noi, come credo anche Eco, credo, naturalmente non mi metto a parlare al suo posto, e parlando sempre al presente, c'è questa idea che l'ottimismo tecnologico che ha caratterizzato per un certo momento il internet, l'idea che siamo tutti connessi, che ormai c'è trasparenza generalizzata, eccetera, ci ha fatto dimenticare, per esempio, l'enorme tirannia della trasparenza. La necessità di mantenere per noi dei segreti, persino gli psicanalisti oggi non chiedono più all'analizzato, ora si chiama analizzante, credo, non chiedono più che dica tutto, tu mi devi dire tutto. È molto alienante e c'è una tirannia della trasparenza generalizzata. L'esempio di Orwell naturalmente è molto conosciuto. Quindi noi abbiamo molte difficoltà nel dare questo tipo di risposte. Quello che noi dobbiamo è sapere cosa succede. Cioè, secondo me, avere delle idee molto chiare, per più possibile chiare naturalmente, su ciò che è oscuro. Ecco, il meccanismo, per esempio, della costruzione e dello svelamento del segreto mi pare che sia di grandissima importanza. E la necessità, per esempio, che sottolineavo, della ricostruzione dell'analisi dei testi per non correre il rischio di condannare degli innocenti, eccetera, è interessante che dicano che ci vuole un'analisi semantica, altrimenti non riusciamo a capire che cosa l'enorme quantità di informazioni di big data, che non sono dati, sono testi su cui dobbiamo creare informazioni, o immagini, ma le immagini da sole non dicono niente. Le immagini sono domande, non sono risposte. Sono veramente domande a cui noi dobbiamo dare risposte. Cioè, la complessità di questo mondo va descritta in maniera approfondita. Le problemi delle soluzioni non si possono chiedere a un povero semiologo in pensione, che sono io. Credo che varrebbe la pena, però, di porsi questo problema della relazione alla tecnica. Perché io temo molto quest'idea, alla Assange e alla Snowden, che la scienza crea dei problemi che risolverà attraverso lo sviluppo della scienza, che la tecnologia crea dei problemi che si risolveranno con lo sviluppo della tecnologia. Credo, al contrario, che sia proprio questo, che quando ci sono delle condizioni tecniche e scientifiche all'interno della conoscenza, eccetera, che richiede, come noto, certi tipi di purificazione, certi tipi di definizioni interne, non si possono esportare come tali fuori. E bisogna tenere conto in maniera veramente importante delle condizioni oggi. Per esempio, sapere che il Deep Web non è soltanto l'uomo nero, ma è anche un luogo dove, in grandissima parte, ci troviamo nelle condizioni, a mio avviso, di poter dire che è un luogo di difesa dal controllo occhiuto dei poteri e della repressione, può essere interessante. L'idea che è pieno di libri può essere interessante in un periodo in cui i libri ci stanno abbandonando. Dovremmo chiudere perché dobbiamo chiudere tutto, se non vi dispiace. Grazie, ci vediamo domani mattina alle 9:30. Grazie a tutti. Buonanotte.